He's a murderous man in a dirty fight. His middle name is Dynamite. Although he's always most polite, he's bad clean through. And if you just inquire at any bank, you're sure to find his credit sank. In fact, you'll find his beef was rank. He's bad, bad news. He's bad, bad news. He's the baddest man of Bad Man's River. Quando l'ha messa questa? Dopo l'ultima rapina della banda bomba. È a prova di fuoco e di scassinatori. Solo io conosco la combinazione. E le dispiace girarsi, prego. Si accomodi. Dia un'occhiata. Solida. 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 Solida! Sopra le zappe. Ma ragazzi, che modi sono? Mettete via le pistole, coraggio. Mettetele via, su. Dinamite, dai. Ecco, bravo, telefona. Palena di piombo. Oh, quei piedoni arrivi dappertutto. Mai, mai rovinato. Guarda, madame. Scusatemi, signori, stiamo per arrivare a Doma. Ecco, metti qua. Natica, ecco la tua fetta. Devi proprio scendere qui? Mi attende in ansia il mio primo amore. Anzi, va per me da tanti anni ormai. Come mai? È asmatica? Natica! L'hai sentito? Senti, questa dove vai non ti serve. Kansas City. Perché non vieni con me a Chicago, Dinamite? Ho grossi progetti. No, io ne ho degli altri, non grossi, ma sostanziosi. Questa è la volta che mi sposo, sai? Così farà prima a fregarti il malloppo. Non la mia Annie. Annie è un angelo del paradiso.
A che cosa pensi? Anch'io conoscevo Nanny a Kansas City. Nanny sempre pronto. Salute, salute! Noi dovremmo restare uniti, vecchio. Certo. Ecco, sì. Mi si spezza il cuore a lasciarti. Tirati su, su, su. Perché non vieni a New York con me, eh? No, la mia città è Chicago. Piena di magnifiche donne. Piena. Tu sapessi. Ma dove vai? No, no, la porta è qui, è qui. No, tu devi uscire. Dai, apri. Esci, fuori. Fuori, fuori. Ciao. Fuori. Ciao, bambù. Cercavo il vagone ristorante. Ferma dov'è? Oh, carino qua. Lei deve essere un uomo molto importante. Lo può dir forte. Nel West ci sono fotografie mie dappertutto. Un altro po' di bomba? Hm? Lei di che affari si interessa? Trasferisco fondi da un posto all'altro. Che cosa ammira di più in una donna? Beh, ad essere sincero, ogni parte. E lei cosa cerca più che altro in un uomo? L'onestà. Nient'altro? Alicia, da quanto tempo è vedova? Oh, dall'ultima festa nazionale. Quella notte stavamo festeggiando la liberazione, Charlie ed io. Dal letto noi vedevamo chiaramente lo scoppio dei fuochi d'artificio. Beh, Charlie si era tutto eccitato, mi scusi l'espressione. E poi scoppiò così, come una di quelle palle di fuoco. Riposi in pace. Hello, my turtle dove. You're my prisoner of love. Una signora come lei non dovrebbe viaggiare sola. Ma non sono sola. È lei il fortunato sposo? Sei felice, caro? Vuol togliersi il cappello, per favore? È alla presenza di una signora. Cari fratelli, siamo qui riuniti in un treno diretto a New York City. Sono pazzo dalla gioia, signora Bomba. Oh. Caro, hai mai avuto qualche caso di pazzia in famiglia? Slegatevi, brutte carogne! Belle cose per una moglie, ma che fai? Dottore, quanto tempo dovrà restare in manicomio? Almeno 6 mesi, signora. Tenga, voglio essere certa che abbia le migliori cure. Bye bye, tesoro. Ding dong, ding dong, ding dong. And we will be like coo if you become my true prisoner of love. Together we'll hang, so we must say hello.
paradiso? Cosa prendete? Una birra. Facciamo due. Facciamo tre. Ma sei incretinito, farci tornare in questa città. La stessa banca tre volte mi sembra un po' troppo. Forse non verrà mai. Forse non ci ha mandato a chiamare. Forse è una trappola e non siamo armati. Via, prima che ci riconoscano. Un momento, dove si va? Chi è che paga? Chi è? Aspettiamo un amico. Sì, abbiamo un appuntamento. Con un uomo molto importante. Sì. Ah, sì, State a sentire, pezzenti. Dice a voi. Qui si paga o si finisce male. Oh. Pagati, la mancia è compresa. Ve la siete presa calma a venire. Come propone di spartire, sceriffo? Metà per me e metà per voi. Balle, lei è solo uno. Noi siamo otto. A lei tocca una quota, esattamente l'11%. Sono $2.750 per lei. È la mia città, vi ho chiamati io. Non accetto meno di $5.000. 4.000. È la mia ultima offerta. Che signore. Beviamo a chi ci vuol male. A chi ci vuol male? E a noi. E al successo. Socio, di che affare si tratta? Già, io non vedo l'ora di lavorare. Eh sì, non siamo abituati a stare senza far niente. Di che si tratta? Missione segreta. Segreta? Allora non ce la dici. Oppure sì. Oh, l'anima, che arsenale. Accidenti. Facciamo saltare il governo? Ecco l'aria. Si ormeggerà tra pochi minuti. Amici, vi offro un giro in barca. Bravi. Servitevi pure.
Su tutto, signor Bomba. Sì, ma voglio che le istruzioni gliele dia lei, signor Monedero. Senz'altro. Domani sera, a quest'ora... Venga qui, signor Bomba, la prego. Dunque, domani sera, a quest'ora, il battello ci avrà portati a 20 chilometri dalla missione di San José. Ecco il posto. Questo. Quello cosa? Ehi, Bomba. Ah, l'esercito messicano la adopera come arsenale. Il signor Monedero vuole solo che lo facciamo saltare. Perché vuole che lo facciamo? Ma a noi che ce ne frega? Siamo pagati per farlo saltare e lo faremo saltare. E quando è che ci paga? Il signor Monedero dice che ci paga quando torniamo a bordo. 10.000 dollari in oro. Chi ci assicura che paga? Conosco di fama il signor Monedero. Se lui l'ha detto, è sufficiente per me. Giusto, Bomba? Ti aspettavo, caro. Ho avuto una giornataccia in ufficio. Ti ho fatto un torto, eh? Quando va, quando viene. Sei molto buona a perdonarmi così. Beh, ne avevi più bisogno di me. La mia coscienza mi rimorde ancora. Fragile creatura. Da allora ti ho avuto sempre in mente. E così hai sposato Monedero. Dovevo dimenticarti. E noi neanche la luna di miele. È vero, non sono stata una buona moglie. Come mai dici così? Avrei dovuto tentare di più. Giusto. Però questo affare sono io che te l'ho procurato. Mi devi ancora qualcosa di più. Mi domando che succederebbe se potessimo avere un'altra occasione. L'abbiamo. Dico, non stai esagerando? Non ci siamo già presentati? Bada, mio marito è là fuori. Allora non fa rumore. Azzardi un po' troppo. Dimmi solo quando basta. Quello è il mio gregge. Sto morendo di sete. Posso? Però fa presto.
Lasciami, maiale. Ti offro da bere. Bevo soltanto con gli ufficiali. Ma io dell'oro. Fuori dai piedi. Come ti chiami? Dinamite. Io sono Concita. Mi sei simpatico. Meno male. Hai soltanto una moneta d'oro? O magari due? Magari tre, quattro, o perfino cinque. Prendi. Ti va di andare a passeggiare da qualche parte? Potremmo visitare la chiesa. C'è l'arsenale. Se entri, ti sparano a vista. Ma sta tranquillo, troveremo un altro posto. Concita! Vado a sfamare quei porci. Grazie. Attento, eh? Sta tranquilla. Tutto bene? Vieni, andiamo di sopra. Non te ne pentirai. Coraggio, vieni. Ehi! Accidenti, che fretta. Tu prima dammi tutti i soldi che hai. Se no strillo. E strilla? Thank you.
arrivato insieme al vecchio pastore. Chi sei? Frugatelo! Controllate l'arsenale. Fatelo parlare. Allora, vuoi parlare? Dacci una mano. Manda qualcuno qui. Qui non c'è modo di difendersi. Il pilota è pagato da noi. Se non si ferma ci scappa il morto. Serve ancora.
Io non so nuotare. Io resto qui a darle una mano. Non credo ce ne sia bisogno, Natica. Vero, capitano? Voi andrete sulla sponda americana. Sì, Eccellenza, così li seguiremo dalle due parti del fiume. Ma se gli americani vi catturano, giurerò che non vi ho mai visti. Come vuole, Eccellenza. Io sono pronto a sacrificarmi per il Messico. Se i rivoluzionari avessero oro, tu lavoreresti per loro. Sì, Eccellenza. Sei un volgarissimo bandito. E certo, Eccellenza. Ti prometto, Canales, che quando la rivoluzione è domata, ti faccio impiccare. Sì, Eccellenza. I 10.000 dollari, Alice. Non ce ne sono 10.000. C'è un milione o niente. Che cacchio dici? Va bene, vi dirò tutto. Perché abbiamo dovuto far saltare l'arsenale? Per vincere la rivoluzione. Cretino. Il governo messicano dovrà rimpiazzare le armi che gli abbiamo distrutto, esatto? Esatto, esatto. Dov'è il milione di dollari? Già, avanti, si sbottoni. Il milione di dollari è quello che il governo messicano sta inviando a El Paso per comprare cannoni. Il milione di dollari è quello che il governo messicano sta inviando a El Paso per comprare cannoni. E noi becchiamo il milione. E noi becchiamo il milione. Che colpo, gobbo! E come? Monedero è un ribelle, ma soprattutto è un agente che il governo usa per speciali compiti. Prendendosi l'assegno e incassandolo per conto proprio, serve anche la rivoluzione. Accidenti, è un grande patriota. Esatto. E noi dividiamo metà e metà. Metà e metà? Metà e metà, magnifico. Fantastico. Dove incontriamo Monedero? A Body's Landing. E che bisogno hai di noi? Di lui non mi fido. Non è carino. Non ti fidi di tuo marito? Non fino a un milione di dollari. Ehi, avete sentito che roba? Preferisce noi a suo marito. Cretino. Ragazzi, ci hanno fregato di nuovo. Il signor Monedero è qui? Numero 3. È solo? C'è un altro uomo con lui. Siamo più belli al naturale, vero? E piantala. Chi è? Sicuramente aveva i soldi. Thank you.
Accerchiateli, sono là dentro. Portami a Delita. Siamo in trappola. Bene, muchachos. Ora potete andare a raccogliere i cadaveri.
Tiburcio! Luis, andate là e troverete un assegno di $1,000,000! Signor Bomba, ti ascolto. Adesso vengo, t'aspetto. Ha trovato l'assegno? No, non ce l'aveva. Ma come, sai dell'assegno anche tu? Chi non lo sa? Tutti questi morti e niente quattrini. Vorrei fare un accordo con lei, signor Bomba. Ce l'ho già un accordo. Senta, io sono un bandito, lei svaligia le banche. Esatto? Arriva al punto. Sì, noi due abbiamo un interesse in comune, i quattrini del prossimo, chiaro? Così lei e io siamo dalla stessa parte. Cosa vuoi che faccia per te, amico? Ascolti, la signora Molinero è una tipetta perfida. Non c'è da fidarsi. Lei la dia a me e io trovo il denaro, ok? E come ci riuscirai? Lei la sa già. E preferisco farlo da solo. Lo avete raggiunto, dimmi. E come? E ora dov'è? Sei di nuovo vedova. Oh, sono proprio sfortunata. Io sono ancora vivo. Non mi risposerò mai più. Sono cose che si dicono. Oh, se almeno fossi morta io. E invece scoppi di salute. Se solo avessi una buona ragione per continuare a vivere. Hai 1,000,000 di buone ragioni. Allora lo Sheik ce l'aveva. Credi che stia cercando dei calzini puliti? Lo sai benissimo che non l'aveva lo Sheik. Contavi sul fatto che noi uccidevamo Monedero, i banditi uccidevano noi. Devi squagliartela con 1,000,000 e 2 mariti morti. Non pensavi che io e Canale parlassimo? Oh, scusami. Continua. Canale se non vuole me, vuole te. Per sposarmi? No. Per i soldi. Dice che i soldi li hai tu. Frugami. Lo farò. Ti sfido a farlo. Sai, non l'ho mai amato. Ti ho obbligata a sposarlo? Ero arrivata all'estremo della disperazione. E lui ne ha approfittato. Io, se solo avessi saputo dove trovarti. Ora finalmente mi hai trovato. Spero non sia troppo tardi. Dovremmo ricominciare dal basso. Io sarò la tua schiava. E io scalerò le montagne per te. Sei tutto quello che ho sempre desiderato. Passeremo alla storia insieme. Ucciso? Ah, l'ho steso io. Ci stava portando fra le braccia di quel bandito. L'hai steso malamente? Così impara. Sì, così impara. Non mi vorrai mica dire che tu sei la cameriera. D'accordo. Non sono la cameriera. Cosa cercavi qui? Un uomo. Ti è andata bene. L'hai trovato.
Stavo cercando Monedero. Lo cerchi nel posto sbagliato, è morto. Invece è vivo ed è anche qui a bordo. Tesoro, se quel Monedero che ho visto non era morto, la sua parte la recitava da Padre Eterno. Il Monedero che hai visto era un impostore. E tu come fai a saperlo? Non gli avete mica trovato quell'assegno, vero? Ma che accidenti è questa storia, porca miseria. La faccenda dell'assegno la sanno perfino i sassi, allora. Chi vuoi che non sappia di $1 milioni in giro, bambolo? Voglio guardarti negli occhi. Perché? Maledetta bugiarda. Cosa c'è questa volta? Dove hai nascosto il vero Monedero? È scappato in Messico. Stai ancora mentendo. Dov'è? Al sicuro da te. Al sicuro da me? Ti preoccupi per lui? Ha tagliato la corda. Ti ha lasciata qui in ostaggio a sbrigartela da sola e tu ti preoccupi per lui. Un po' ti secca, non è vero? Un uomo del genere va fatto fuori. Per via dei soldi o perché è mio marito? Lì non c'è. Stavo soffocando qui. È sbucato fuori con un istante d'anticipo. Ha intenzione di uccidermi, signor Bomba? Lei ha ucciso l'uomo nell'armadio, quindi è il suo turno adesso. No, non l'ho ucciso io quell'uomo. Una comune coincidenza deve averlo ucciso. E il motivo è evidente, politica. È lo stesso un assassino. Un uomo che uccide per motivi politici non è un assassino, è un giustiziere. Invece se lei mi uccide, è un assassino. Tiri fuori l'assegno e poi vedremo. Non ce l'ho più. E dov'è? Ma la questione è complicata. La semplifichi. Non le sarà sfuggito che la Wells Fargo ha un suo ufficio a Bodies Landing. Sì, conosco il posto. È lì che ho incassato l'assegno e fatto mandare il denaro a Laredo. Mandare a chi? Ma a me, naturalmente. Di chi mi fiderei, se no? Se sta cercando la pistola, lei è un suicida. Cerco solo la mia ricevuta. Dice chiaramente che il destinatario dovrà dimostrare senza alcun dubbio di essere Francisco Monedero. Lo vedi? Ti avevo detto che era al sicuro da te. Ok, Monedero. Andremo a Laredo insieme. Vabbè. Non arriveremo mai a Laredo. Non con la nave, almeno. Le macchine si sono fermate poco fa. Stiamo andando alla deriva. Bel lavoro ingaggiare il tuo ex marito. Quando l'ho sposato era un agnellino. La macchina è rotta. Qualcuno ci ha ficcato una chiave inglese. Tu conosci il fiume. Ci arriviamo a Laredo? Stiamo andando alla deriva così lentamente che i banditi ci raggiungeranno a piedi. Accostiamo alla riva messicana. Ok. Questo è un grave sbaglio. Preferisci incontrare i banditi sulla riva americana? Quello sarebbe un fatale errore. È un rischio che bisogna correre, tesoro. Arrenditi, amico. Sei prigioniero della rivoluzione.
Siete stati tutti incriminati. Per cosa? Come nemici della rivoluzione, sarete trattati come meritate. Risparmiatela. Questa signora è mia moglie. No, è mia moglie. Ah, c'è pure una disputa. L'aggiusto io. Fucilate la donna. Tenente, voglio parlare con il comandante. Lei conosce il comandante? Il colonnello Fierro era mio attendente all'accademia. Beh, i tempi sono cambiati. Sì, sì, ma in nome della vecchia amicizia chiederò al colonnello di far fucilare lei. Beh, se lei è un amico del colonnello. Piacere vederti. Ah, ti trovo sempre sulla mia strada. Quelli sono gli altri prigionieri. Ah? Prego, signori. vuoi scusarmi? Sì. Io ti conosco. Sospendete l'esecuzione! Dove ti ho visto? Forse ha visto la mia faccia sul manifesto. In America lui è un famoso bandito. Che somma vali? Oh, $10,000 e una sciocchezza. Questi fetenti? 5.000 crani uno per l'altro. Prezzi fissi. C'è qualcosa che non vuoi dirmi. No, Luis. Oh. Luis, quante volte devo dirtelo di non rompermi le balle quando sto interrogando? L'avevo scordato, eccellenza. No, non lo fare più, eh? Non lo fare più. Dolores, querida. Dimmi di nuovo di quell'assegno di $1,000,000 pagabili a Laredo. Prima di fucilarli, domandalo a loro. Mica scema, eh? Tutti in gabbia. Prego, signori, da questa parte. Molte grazie. Oh, Enrique! Oh. Ti conosco? Non ancora. Prendi un caffè. Veramente ho fame. Sono ore che non mangio. Cosa gradiresti? Colonnello, posso fucilarlo? Scusami. Monadero, quanto posso farci con te? Purtroppo sono un povero servitore del popolo. Beh, non è una vergogna essere poveri. D'altra parte, non c'è da esserne fieri. Però, per restar vivi di questi tempi, bisogna avere un prezzo. Accendimi. Devi avere qualcosa di importante da dire, eh? Io sono la gallina che fa le uova d'oro. Chiedi a Dolores. È quello che ho provato a dirti. Ma certo. Ma io ancora non lo sapevo, Dolores. Questo è Monadero. Il mio vecchio amico Monadero, eh? Ero io che ti pulivo gli stivali all'accademia, ti ricordi? Chiudilo insieme ai Gringos. Signor? Comunque, mio caro Enrique, chiunque vinca questa rivoluzione, ti toccherà lucidarmi di nuovo gli stivali.
Dolores. Ora vogliamo parlare d'affari? Che cosa ammira di più in una donna, colonnello? La fedeltà. Oh. E poi? Non credete che forse sarebbe meglio per tutti se ci comportassimo più civilmente? Come sarebbe? Che diavolo è per lei quella donna? Se ve lo dicessi non lo capireste, credo. Gli faccio capire qualcosa io. Caso mai dopo. Ascolti, Monedero. Lei dice di comportarci civilmente. Io ho una proposta da farle. Dividiamo. Dividiamo cosa? Dividiamo tutto, compresa la moglie. Con tutti quei soldi che incasseremo alla Redo, noi andremo a vivere a Parigi. Parlez-vous français? Oh, hai sentito che ti ha detto? E tu ti lasci offendere? Sta buono tu. Vedete? Non sapreste come esprimervi? A Parigi non bevono birra, bevono vino. E a voi sembrerebbe di bere profumo. No, non mi piacciono i cigni. Vedete? Che avrebbe fatto Napoleone in un momento così? Soldati, il giorno della gloria è arrivato. State per diventare una leggenda. I vostri nomi saranno scolpiti nel libro degli eroi. Per quello che state per compiere suoneranno le campane di tutto il Messico. Ah. Avanti alla vittoria! La signora Monedero dice che voi ne capite un po' di esplosivi. Ne capiamo un po' tanto. Il cannone federale. Lo trovo molto, molto seccante. Fatelo star zitto. E vi lascio liberi, eh? Ci conti. Ah, prima dimmi i tuoi piani. Beh, non andrò certo all'attacco agitando una sciabola. No, scommetto che il tuo cervello diabolico preferisce mezzi più subdoli. Senti chi parla. Forza, forza! Fermate qui. Preparate. Pronti a far fuoco. Siamo banditi. Qui si rispetta la bandiera bianca. Lasciateli passare. Fate passare! Fate passare!
chiamano eccellenza. Eccellenza! Aspetti, eccellenza. Io ho già visto questi uomini. Sì. Ma dove? Chi è incaricato di parlarmi? Ma io, eccellenza. Perché non è lui che parla? Perché non parli tu? No, sta buono, parla tu. Che razza di ufficiali siete voi due? Da dove venite? Lui è mio cugino, veniamo dallo stesso villaggio. Ci sono, eccellenza. Ora mi ricordo. Sicuro. Ho visto quelle facce poco tempo fa. Mi ci gioco le mutande. Conosco quell'uomo come fosse mio fratello. Ma chi cavolo è? Dite al colonnello Fierro che io accetterò solo una resa completa, incondizionata. E voi sapete che cosa significa una resa incondizionata. Oh, no, no. Beh, comunque non siamo venuti a parlare di resa, ma di qualcos'altro. Qualcos'altro? Cosa? Beh, eccellenza, per il cannone. Dà fastidio al colonnello. Così siete venuti a chiedermi di smetterla di sparare il cannone. No, sì, vogliamo comprarlo. Sentite che idea. Questi bei tipi vogliono comprare il cannone. E quanto siete disposti a pagarlo? $1 milione. Capisco. Monedero e il milione di dollari. Voi avete Monedero nel forte. Dite a Fierro che non mi interessa la sua offerta. No, col mio cannone polverizzerò il vostro forte. Prenderò quel milione, prenderò Monedero, fucilerò Fierro e tutti quanti voi. Allora se ne frega della bandiera bianca, eccellenza. Vi do un minuto per sparire di qua. Abbiamo perso, perso! Non credi che possa convincerli a tornarci? Me lo sono ricordato, eccellenza! È la banda bomba! I quattro gringos che hanno fatto saltare la missione! Adesso mi lasci grattare il naso. Eccellenza, gliel'avevo detto, eh. Io non dimentico mai una faccia. Eh? Enrique? Conosci il generale che ci sta sediando? Chi? Duarte? Siamo stati insieme all'Accademia. È ricco? La sua famiglia possiede mezzo Messico. Ed è sposato? Perché? La battaglia sta andando male, caro. Ma ieri sera hai detto che mi amavi. Siamo pratici, Enrique. Che cosa vuoi che faccia? Che ti arrenda. A Duarte. Mai. Sai, gli
pulivo gli stivali in accademia. Su, fallo per me, amore, eh? Avanti. Colonnello, costruiscono la piazzole per cannoni a sud e a ovest. Ma dov'è il colonnello? Chi ha fatto questo forte era uno stupido. È una trappola per chi ci sta dentro. Ho promesso di lasciarvi liberi, non di farvi arrivare sani e salvi a Laredo. Dov'è Monedero? Aspetta, avevo detto di sorvegliarlo. Senti, Natica, la prossima volta sorveglialo da te. Preoccupati per me, signori? Guardate cosa ho trovato. Che cos'è? Beh, quello che sembra. Una vecchia pianta del forte. Dunque, metti il piede su quest'angolo. E tu su questo. Colonnello, piede qui. Ora, che cosa vedi? Beh, sembra una galleria. Ah. E dove conduce? Conduce al fiume. E dov'è l'entrata? Nella chiesa. E questo che ti suggerisce? Questo è un indovinello. Su, coraggio, colonnello. Anche se l'accademia era un somaro, qualcosa dovrebbe suggerirti. Ho capito. Ah, era ora. Se il pozzo si secca, possiamo prendere acqua dal fiume. È una via di scampo, idiota. Una via di scampo, idiota. Considera che agli arrasti... Hai paura del buio, mia cara? L'unica cosa di cui ha paura è la povertà. Indaffarati a costruire qualcosa. Ma che cosa? Non riesco proprio a immaginare. Non sente niente? Silenzio! 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 Sembra che seghino legno e piantino chiodi. È naturale, approfittano delle ultime ore che hanno per
fabbricarsi le bare. Sognavo di percorrere su quella le vie di Città del Messico un giorno, con la folla osannante. Fierro, fierro, viva il presidente. A chi l'ha fregata quella macchina? È l'ascito di un banchiere defunto. Vieni con noi, Enrique. Ma tu hai già due mariti. Che te ne faresti di me? Inventeremo qualcosa. Cosa vedi adesso? Un generale che ci guarda. Addio, Enrique. Non hai un ultimo messaggio per tua moglie? Crepa. Rammentalo, Enrique. Un eroe muore soltanto una volta. Ti ricordi di Alamo? Di Alamo? E che cavolo è? Quella battaglia che vincemmo, eccellenza! Oh, nudo! Lo so. Cannoni pronti, eccellenza! Adesso quella porta sarà polverizzata. Fuoco! Fuoco a volontà! Fuoco! Dopo...
Te lo posso dire? Tra pochi minuti sarai ricco. Potrai avere tutte le ragazze che vuoi. Devo darmi da fare finché sei ancora povero. La prima cosa che faccio, ti compro un bel vestito tutto di raso. Che scivoli via da solo. Signor Francisco Monedero, firmi qui. La firma corrisponde. Corrispondono anche i connotati. Firmi qui, signor Monedero. Mani in alto! Fermi tutti! Ah? Vieni, tesoro. Solo un minutino, Jesse. Ciao, cari. Papà? Tutta la tua santa mamma. Il treno sminchia la gola, eh? Allora...